Buongiorno e benvenuti in questo Wiki Vlog, cioè il vlog del sabato e della domenica, per farle in parole povere. Oggi facciamo la pulizia della camera da letto in maniera un pochino più approfondita, perché ho tolto anche tutto ciò che c'era sotto al letto, questo è quello che si può vedere benissimo. Ho aspirato tutta la polvere, ho tolto ormai la doga di sotto perché non serviva assolutamente a niente, quei pannelli erano talmente scomodi, si creava polvere, si erano piegati, mi cadevano, insomma li ho tolti. Quindi una volta aspirata la polvere ho poi lavato sotto al letto e spolverato tutti i contenitori, scatole. Queste qua sono tutte cose che mi sono rimaste del corredo che non ho ancora aperto, non ho utilizzato, le tengo caricare, sono asciugamani, ancora qualche maglietta e, eccetera. Quindi le sto spolverando, così quando poi asciugherà sotto il letto potrò rimetterle di nuovo a posto. Ovviamente mi vedete in questa mese non perché io sia una pazza e solitamente faccio le pulizie così, ma perché ormai da 2 settimane ho preso l'abitudine di andare a camminare la mattina e quindi quando sono rientrata, prima di farmi la doccia, ho pensato bene di finire le pulizie. Ecco perché mi vedete ancora così. Nel frattempo sotto è asciugato, quindi sto riponendo nuovamente tutto all'interno del letto e ho preso anche le lenzuola per fare il cambio. Ho tolto il piumone e adesso metterò un copriletto più estivo, ecco, diciamo così. Finito di sistemare il letto, passo a spolverare il comò. Sto utilizzando questo disinfettante della Bioform, che è un presidio medico chirurgico, per disinfettare tutte le superfici. L'ho provato in cucina e anche in camera da letto. Lascia quel profumo gradevolissimo di pulito che in questi giorni, diciamo, è l'unica cosa che vuoi sentire. Per finire, dopo aver rifatto il letto, sistemato sotto al letto, pulito il comò, aspirato tutto nuovamente, non so quante volte, passato l'aspirapolvere, adesso lavo per terra e la camera da letto si può definire conclusa. No, mancano gli specchi, mancano i vetri. Che faccio dopo? Volendo le pulizie di casa, cioè ti puoi anche allenare facendo le pulizie, soprattutto con chili, tutti i chili e chili di roba che ogni giorno sono da lavare alla faccia. Questo invece è quello che si presenta stamattina, ho appena fatto il riso freddo e niente, è da pulire, è tutto da pulire. Iniziamo.
faccio i capelli è sempre questa, cioè ne perdo sempre tanti. Questo è soltanto quella, i capelli che ho ritrovato nel lavandino dopo averli fonati, perché nella doccia ci sono quelli quando li ho lavati. Allora adesso sto provando ad assumere questo qui, Fitline, la marca degli integratori che prendo, che mi avete visto a volte bere durante, non so se mi avete visto su Instagram, qualcuno me l'ha chiesto anche sotto il video precedente, se non erro, che mi aveva chiesto, ecco, non mi aveva chiesto come ho fatto a dimagrire. Sto assumendo degli integratori che mi aiutano ad avere le forze necessarie per andare avanti durante la giornata, e li prendo al mattino quando ho bisogno, prendo l'attivatore quando ho bisogno di carburare, quindi diciamo al posto del caffè a volte, e la sera per dormire. In più della stessa linea ci sono tantissime altre cose, però della stessa linea io ho preso questo qua, che per i capelli è una luce, cioè non si mette, non si applica sopra, ma si ingerisce, è tipo uno sciroppo, diciamo così. E che io prendo al mattino insieme agli integratori che sto prendendo il liquido, e però l'ho preso da poco, cioè nel senso oggi è il secondo giorno, quindi cioè, oggettivamente non può fare effetto nell'immediato, quindi vedremo a distanza di un mesetto se risolvo la situazione dei capelli qui che ne ho pochi, e vediamo se ne perdo anche di meno, quindi vediamo come va. Quindi adesso non mi resta altro che passare nuovamente l'aspirapolvere. Quanto sto odiando l'aspirapolvere non avete idea. Sono appena tornata dalla spesa e siamo tornati a quello che era il periodo pieno di quarantena, dove i supermercati erano un casino, dove non c'era più niente nello scaffale. Cioè fino a ieri non era così, quindi sarà perché è sabato. Voglio immaginare che sia sabato, cioè perché è sabato allora succedono queste cose. Sta di fatto che oggi ho sentito particolarmente il peso di dover uscire per fare la spesa. Vabbè, non mi andava proprio, questa è la realtà, non mi andava proprio. Non sapevo, non ho fatto il menù, quindi non sapevo cosa prendere, e l'ho fatto nel supermercato lì, improvvisando che cosa potessi comprare o meno. Non trovando alcune cose ho optato per altre, ho cercato di variare, e niente, comunque questo weekend, che poi sabato è finito, non mangeremo chissà che cosa di entusiasmante comunque, cioè perché proprio fantasia zero avevo, e quindi s'arrangia. Allora, questi sono un 65 euro di spesa, più o meno. Quindi, domenica facciamo gli spaghetti con... non gli spaghetti, le linguine con le cozze. Ho preso un po' di affettato perché purtroppo ho dovuto prendere quello in vaschetta perché la fila per la salumeria era tanta. Piadine sono integrali, sì, piadine integrali. Stasera pizza, che non in passato non ho comprato, tovaglioli. Le olive per l'aperitivo, queste sono fatte biscottata buonissime, che vediamo, queste penso di cucinarle domenica, vabbè oggi è sabato, proprio domenica, queste per la pizza, il caffè per la mia macchina, la salsiccia, farina per inventarmi qualche ricetta come dolce, patatine per l'aperitivo, le gallette di mais, taralli, questi qua fantastici, ai cereali della fasciola sul mio marito di lavoro. Poi abbiamo i bocconcini di mozzarella, latte di soia,
le linguine, lingue di passero, pane, robiola, questo per mio marito per stasera per cena, insalata, carote, insalata, marmellata, tonno e limoni e olio. Due cazzate, 65 euro. Domenica mattina, come ogni mattina, questo è quello che prendo. Questi sono i prodotti della Fatelani che sto assumendo. Ovviamente questo non è un video sponsorizzato perché nessuno mi ha inviato questi prodotti, ma li ho comprati io di tasca mia. Ed essendo prodotti che non costano propriamente 2 lire, ve ne sto parlando perché io stessa ne sto vedendo i benefici. Perché lunge da me il fatto di dovervi propinare qualcosa di commerciale o perché mi sia stato chiesto di fare pubblicità, cosa che non è stato fatto, richiesto assolutamente. Questo che state vedendo si chiama Power Cocktail. Io metto questa bustina che contiene 7 porzioni di frutta e di verdura e metto anche 2 misurini di Activize, che è l'attivatore di cui vi parlavo all'inizio del video, in tanta acqua, perché ha bisogno di tanta acqua per essere ben assunto da tutto il corpo. In più io metto anche l'integratore per i capelli, quindi assumo tutto quanto la mattina. Invece l'Activize, il barattolino rosso che vedete in video, quello lì io lo assumo anche più volte al giorno, è diciamo un attivatore del metabolismo, quindi questo trasforma in energia il cibo che noi mangiamo. E niente, ha un profumo, cioè ha l'odore di arancia e quindi è piacevole, gradevolissimo e riesco a stare bene per tutto il giorno. E così partono tutte le mie mattine e poi dopo colazione. Sono quasi le 9 di mattina. Mio marito non c'è, è uscito in bici. Antonio è sveglio, Nicole dorme ancora. Io mi faccio il mio power cocktail, mi godo il silenzio di questa mattina e dopodiché trascorriamo una normalissima domenica a casa. Come sempre, non è che sia cambiato molto, ma meglio così, anche perché poi lunedì si riprende a lavorare, si ricomincia, quindi non c'è sole, quindi non ci sentiamo neanche tanto rodere del fatto che non possiamo uscire. E niente. Non ho grandi pietanze oggi da cucinare, tutto un po' deludente il mio menù di questa domenica, ma non fa niente, ci rifaremo, magari farò un dolce bomba con la Nutella.